Gloria a Dio, vogliamo continuare con la seconda parte di questa riflessione, la potenza del Vangelo. Stiamo leggendo dalla prima lettera ai Tessalonicesi, parola ispirata, rivelata da Dio, parola viva, efficace, parola potente per trasformare appieno, cioè completamente le nostre vite. Non solo il cuore, ma tutta la nostra vita, la mente, il modo di parlare, il modo di comportarci. Il Vangelo è potenza di Dio per la nostra salvezza, per la nostra liberazione, per la nostra guarigione, trasformazione totale del nostro essere. Siamo nuove creature. Vogliamo riflettere ancora qualche minuto su questo argomento meraviglioso che ogni giorno dovremo ricordare per edificarci attraverso la verità. Che Dio sia lodato. Leggiamo prima i Tessalonicesi, capitolo 1, dal verso 5, come abbiamo già letto nella prima parte, dice così la parola di Dio: perché il nostro Vangelo, amen, non è giunto fino a voi soltanto a parole. Il nostro Vangelo non è giunto fino a voi soltanto a parole, ma con potenza, con lo Spirito Santo e con molta convinzione. Gloria a Dio. Voi sapete come ci siamo comportati fra voi per amor vostro. Vogliamo ancora riflettere su questo versetto. Il Vangelo non è solo parole, lo voglio ribadire, affermare, gloria a Dio, con forza. Il Vangelo è potenza di Dio. Il Vangelo deve portare una trasformazione visibile, tangibile, una trasformazione che tutti devono vedere. Che Dio ci aiuti a essere trasformati dal Vangelo. Oh, alleluia, rinnovati dal Vangelo, cambiati dal Vangelo, rigenerati dalla potenza del glorioso Vangelo di Gesù Cristo. E poi dice che questo Vangelo glorioso non arriva a noi solo a parole, ma con potenza. Amen. Abbiamo già parlato nella prima parte. E poi dice con lo Spirito Santo. Nella nostra vita si deve vedere il risultato, alleluia, l'effetto, il frutto dello Spirito Santo nella nostra vita. È nella tua vita lo Spirito Santo? È presente lo Spirito Santo nella tua vita? Caro amico, caro amica che ascolti, caro fratello in Cristo, ci sono dei frutti visibili, delle evidenze reali, delle prove che lo Spirito Santo è realmente presente nella tua vita? Stai vivendo nello Spirito? O per te lo Spirito Santo è solamente una parola teologica? Lo Spirito Santo si deve vedere nelle nostre vite. Lo Spirito Santo deve parlarti, deve guidarti, devi sentire la presenza dello Spirito Santo. Oh, quanto è meravigliosa! Stanotte meditavo questo pensiero. Quanto sono preziose, quanto è bello quando lo Spirito Santo ci accarezza con la sua dolcezza, con la sua presenza, col suo soffio, con la sua unzione dentro di noi. Lo Spirito Santo è vita. Gesù ha detto: la carne non giova a nulla, le mie parole sono spirito e vita. Se tu, caro che ascolti, cara che ascolti, stai ricevendo questa parola nel tuo cuore adesso per fede, la stai ricevendo come parola di Dio, quale veramente è. Se tu la stai ricevendo, questa parola è spirito e vita. Questa parola ti riempie di Spirito Santo. Questa parola ti vivifica, ti ravviva, ti dà vita e vita in abbondanza. Lascia che la parola di Dio faccia il suo lavoro nel tuo cuore. Gloria a Dio. Alleluia. Lo Spirito Santo vuole manifestarsi in modo tangibile. Come possiamo noi capire se siamo ripieni di Spirito Santo? Non è un'emozione della domenica, non è un'emozione del culto, perché molti si emozionano in un culto, alzano le mani, sentono qualcosa di speciale, ma poi la loro vita non cambia. Oh, alleluia! L'evidenza dello Spirito Santo è una vita trasformata.
è una vita cambiata, sono pensieri rinnovati, una mente pura. L'evidenza dello Spirito Santo è che tu non parli più come parlavi prima, non ti comporti più come ti comportavi prima, non vivi più come vivevi prima, ma lo Spirito Santo è colui che guida la tua vita. Romani 8, se non sbaglio, al versetto 16 dice: poiché tutti coloro che sono condotti dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. Alleluia. Lo Spirito Santo vuole condurti, vuole guidarti nelle tue decisioni, nei tuoi pensieri, nel tuo parlare, nel tuo pensare, nel tuo vivere quotidiano, giornaliero, nella tua casa, nel tuo lavoro. Dobbiamo essere guidati, abbiamo bisogno di essere pienamente guidati dallo Spirito Santo affinché dimostriamo di essere veri figli di Dio. Che lo Spirito Santo prenda il controllo della nostra vita. È così che il Vangelo si deve manifestare, con potenza e con lo Spirito Santo. Alleluia. Stai tu vivendo una vita spirituale? Se lo Spirito Santo è presente in te, tu devi vivere, caro e cara che ascolti, una vita spirituale. Devi vivere in novità di vita. Devi vivere una vita santa. Oh Signore, aiutaci. Perché ti voglio dire, lo Spirito del Signore, amen, lo Spirito di Dio è chiamato lo Spirito Santo. Che vuol dire lo Spirito, possiamo dire, puro. È uno Spirito che ci purifica, uno Spirito che ci santifica. Lo Spirito Santo si deve manifestare in noi attraverso una vita pura. Se veramente lo Spirito Santo è dentro di te, è dentro di me, noi dobbiamo desiderare la purezza. Io non credo che un credente, che una persona che dice di credere in Gesù e dice di avere lo Spirito Santo, perché oggi, caro e cara che ascolti, molti dicono, ascolta, quante volte abbiamo sentito questa frase? Questa frase che io ora ti dirò, l'hai sentita migliaia di volte nel mondo evangelico. Si sente spesso dire: io ho lo Spirito Santo. Io ho lo Spirito Santo. Ma ti voglio dire, lo Spirito Santo ha te, gloria a Dio, lo Spirito Santo ha la tua vita. Non basta dire: io ho lo Spirito Santo. Chi siamo noi per avere lo Spirito Santo? È lo Spirito Santo che deve avere noi. È lo Spirito Santo che deve controllare noi, che deve possedere noi. Alleluia. È lo Spirito Santo che deve essere il padrone della nostra vita. Noi dobbiamo vivere, alleluia, sotto il dominio dello Spirito Santo. Dobbiamo arrenderci allo Spirito Santo. Dobbiamo sottometterci allo Spirito Santo. Camminate per lo Spirito, dice la Scrittura, e non adempirete i desideri della carne. Perché molti credenti soccombono sotto gli impulsi della carne? Perché non si lasciano guidare, perché non si arrendono, perché non si sottomettono volontariamente allo Spirito Santo. Che Dio ci aiuti in questi tempi finali, in questi tempi difficili, alleluia, che Dio ci aiuti, gloria a Cristo il Salvatore, il Signore della gloria, che Dio ci aiuti a sottometterci allo Spirito Santo per essere completamente trasformati, alleluia, rinnovati, purificati, santificati, riempiti dello Spirito Santo, del frutto dello Spirito Santo. Poi il versetto 5 che abbiamo letto dice: con molta convinzione. Oh gloria a Dio, se tu sei ripieno dello Spirito Santo, se l'Evangelo veramente ha raggiunto la tua vita, tu devi essere ripieno di molta convinzione. Tu devi essere un credente, un
discepolo, un figlio di Dio, un servo di Dio, ripieno di molta convinzione. Il mondo deve vedere che in te c'è convinzione. Alleluia. Nelle tue parole si deve vedere la convinzione. Gloria a Dio, la convinzione, la certezza. La tua vita deve manifestarsi attraverso la fede. Se veramente lo Spirito Santo è in te e tu hai lasciato spazio affinché il Vangelo di Cristo, la potenza di Cristo, operi nella tua vita, tu devi essere ripieno di molta convinzione. Il Vangelo produce in noi molta convinzione. La nostra vita deve essere un riflesso, uno specchio, diciamo così, una testimonianza viva della potenza del Vangelo. Il mondo che ti circonda e anche i credenti che a volte hanno bisogno di una parola di conforto, i credenti che sono così nelle prove, sono deboli, sono bisognosi di un aiuto fraterno, i fratelli, il mondo che ti circonda deve vedere in te molta convinzione. Tu devi avere molta convinzione nelle tue parole, devi avere molta convinzione nei tuoi passi di fede. Non puoi titubare, non puoi vacillare. Che Dio ci aiuti a dimostrare molta convinzione, a vivere nella molta convinzione, nelle decisioni che facciamo per servire Cristo. Ti voglio dire, dove c'è molta convinzione, non ci può essere paura. Non ci può essere paura. Perciò, carissimi, che Dio aumenti in noi la potenza del suo Vangelo. Che Dio aumenti in noi molta convinzione. Poi dice, al versetto 6, e voi siete divenuti nostri imitatori e del Signore. Alleluia. Avendo ricevuta la parola in mezzo a tanta afflizione, con la gioia dello Spirito Santo. Se il Vangelo opera in te, se la potenza di Cristo opera in te, se c'è la potenza dello Spirito Santo che agisce in te, se c'è molta convinzione nella tua vita, tu diventerai un imitatore dei primi apostoli, dei primi discepoli, cioè la tua vita sarà trasformata, sarà, alleluia, mutata, e tu sarai un imitatore di Cristo. Dice, voi siete divenuti, al versetto 6, prima Tessalonicesi 1, versetto 6, voi siete divenuti nostri imitatori e del Signore. Il Vangelo ti deve portare, ad essere un imitatore di Cristo, un imitatore di coloro che hanno seguito Cristo, di coloro che hanno vissuto nella potenza di Cristo. Tu sei chiamato, io sono chiamato, noi siamo chiamati a essere imitatori del Signore. Alleluia. Che Dio ci aiuti a imitarlo, a imitare i suoi passi, a imitare il suo comportamento, cioè a seguirlo, a diventare simili a lui. Il Vangelo ci vuole trasformare affinché noi diventiamo simili a lui. Essere imitatori vuol dire essere simili a lui, essere trasformati, crescere all'immagine di Cristo. Questo è l'effetto, il risultato, il proposito del Vangelo di Gesù Cristo nella nostra vita. Fratelli, arrendiamoci al Signore. Lasciamo che il Vangelo compia la sua opera perfetta nella nostra vita, nel nome di Gesù Cristo, il Signore della gloria, il Re dei Re. Amen. Continueremo con questa riflessione. A Dio sia tutta la gloria, la lode in eterno. Amen. E amen.